Riempiamo la nostra vita di questa certezza che è speranza vera, vera. Solo così possiamo vivere e affrontare i momenti difficili di questa nostra esistenza terrena che ci mette alla prova. Però attenzione, fratelli e sorelle, anche nella prova non dobbiamo perdere la fiducia. La prova per noi deve essere come un richiamo da parte di Gesù. Non dico un rimprovero, ma certamente un modo per farci riflettere, per capire, per esercitare la nostra fede, per mettere in pratica il nostro amore verso il Signore, fatto di attenzione verso il prossimo, fatto di obbedienza, fatto di onestà, fatto di carità. Non dobbiamo mai criticare le situazioni, le dobbiamo vivere nella fede. Tutte le situazioni, anche le incomprensioni, mai giudicare, mai chiacchierare, mai, mai, mai. Ciò è tutto ciò che permette il Signore per noi è un'occasione di bene, a nostro vantaggio e a gloria del Signore. Mai scandalizzarci, mai criticare, mai dire, non lo diciamo nemmeno a pensarlo che Dio ci dà delle punizioni. Dio non punisce nessuno. Però da tutto questo dobbiamo saper, al contrario dei paesani di Gesù, e noi siamo paesani di Gesù, noi siamo tutti fratelli, dobbiamo essere contenti, gioiosi di ciò che il Signore permette per noi. Vi lascio con questa piccola riflessione, fate la vostra, viviamola, questa certezza. Gesù ci vuol bene, Gesù è con noi. Sia lodato Gesù Cristo.